Il prossimo relatore è un capitano della Marina Reale svedese, è in Italia da alcuni anni, è un odontoiatra, è uno di quei professionisti che negli anni Ottanta ci ha fatto capire che alcuni materiali che ci mettevano no normalmente in bocca avevano una forte tossicità. Per ovviare a questo ha messo a punto delle alternative e adesso ce ne parlerà. Grazie. Il dottor Bobby Beckman. Bene, bene. Sì. La dottoressa Jenny aveva un leggero accento francese, io sono molto più esotico. Ho un forte accento svedese e spero di poter essere non troppo noioso e per farmi capire. Prima di tutto voglio ringraziare la Maria Francesca per aver datomi questa opportunità di parlare di fronte a tanta gente. Mi sono immaginati una trentina, 50 persone, questi sono 200, sì, bellissimo. E raramente posso parlare delle cose che mi è molto vicino al cuore. E infatti il mio lavoro lo amo e mi sento spesso solo perché il mio approccio al come si risolve il problema nella bocca non condivido sempre con i miei colleghi. Si può spegnere un po'? Scusa, si può spegnere la luce questa? Ho subito un intervento con anestesia generale pochi giorni fa e quindi la mia voce è andata via nel tubo dell'ossigeno, quindi mi ridanno quando tolgono le suture. Però per questo un po' di sono molto più affascinante normalmente. Okay? Adesso vorrei parlare la rubrica è che cosa non dicono i dentisti, più o meno. Vorrei parlare della disperazione che si trova spesso in fondo nella bocca, di denti ammalati o infiammati o fratturati, e adorni o cosa che noi dentisti facciamo sopra per coprirlo, per farlo un po' più bellino. E cominciamo con una cosa fondamentale, molto fondamentale, che è l'elettricità. L'elettricità è base per tanti problemi nella bocca. Vediamo cosa succede quando mettiamo due metalli nella bocca di una persona. Viene fuori un corrente. E questo corrente è normale perché i metalli hanno un'elettropotenzialità diversa e se sono collegati o se sono collegati così la saliva, allora viene fuori un corrente. La corrente è sempre tensione o corrente misurabile. Siccome il sistema nervoso del corpo corre con una potenzialità di corrente, quindi se tu metti dentro qualcos'altro che anche rigenera elettricità, allora c'è un scontro quando arriva a un certo livello. È questo che noi dentisti facciamo e non dovevamo. Questo del corrente che si mette due metalli insieme in un acido leggero, la saliva un po' acido. Questo sapeva mia
bisnonno, già dal fine del 1800, quando hanno scoperto l'elettricità. Poi è stato stessa legge fisico tutto il tempo, fin la stessa regola anche oggi, non è cambiato, e lo sanno tutti, meno naturalmente i dentisti e medici. È stato perso un po' questa legge fondamentale. Mio nonno sapeva anche questo, e nel suo libro di fisiologia si vede qua la costruzione con due metalli e un acido e il filo che è collegato a tutti e due dimostra che passa una corrente. Non solamente se messo dentro, anche se tu hai un metallo solo nella bocca, per esempio una corona,